Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di darmi alla parte di matematica che prevede dimostrazioni, quindi una cosa un po' più astratta rispetto a quella a cui siamo abituati alla scuola media o alla scuola elementare. Ogni tanto penso che nel momento in cui si arriva a un certo livello di conoscenza e padronanza della materia, soprattutto se si ha interesse, sia bene provare a cimentarsi con qualche dimostrazione. La dimostrazione che vi farò vedere oggi e che vi consiglio se siete in grado, pensate di avere gli strumenti matematici necessari, vi consiglio di provare a farla da soli prima di vedere la mia soluzione, riguarda la serie di Fibonacci. Brevemente, che cos'è la serie di Fibonacci? La serie di Fibonacci è una serie, parte da 1. Poi ancora uno, che sono i punti di partenza, e poi ogni numero successivo viene generato facendo la somma dei due precedenti. In particolare mi sono accorta di alcuni fatti interessanti che sono probabilmente abbastanza banali, chissà quante persone già li avranno osservati, però è sempre una cosa interessante riuscire comunque a cogliere qualcosa e poi a dimostrarlo da soli, nonostante altre persone già l'abbiano fatto, così un po' per mettersi alla prova. Quello a cui mi riferisco oggi è il fatto che in questa serie i numeri si alternano in una maniera che sono due dispari e un pari, due dispari e un pari, e sono sempre così, no? Allora, se scriviamo i primi numeri della serie, lo vediamo subito e sembra evidente, insomma, è lecito pensare che sia sempre così, cioè siamo portati a pensarlo tramite un'intuizione, ecco. Però ho pensato, lo dimostro più o meno formalmente in modo da, ecco, verificare che sia sempre così, perché chi mi dice che al millesimo numero della serie di Fibonacci non ci sia qualcosa che cambia? Mica posso mettermi a fare fino al millesimo numero, cioè solo per vedere che è sempre così, anche perché la serie è infinita, nel senso che io posso comunque, sommando i due numeri precedenti, trovare un altro numero. La dimostrazione che ho sviluppato io si basa sull'induzione, che è un metodo per dimostrare cose più o meno banali che viene abbastanza utilizzato. Ah, naturalmente vi ricordo, se pensate di essere in grado o se volete provarci, stoppate il video, fate le vostre prove e poi fate ripartire il video. Così, giusto per, vi do un suggerimento. Questa dimostrazione si basa sul fatto che la somma di due dispari è un pari e la somma di un pari e un dispari è un dispari. Eccoci qua, per l'occasione ho resumato la lavagna grande, anzi in realtà la sto inaugurando perché è praticamente nuova, l'ho usata solo per studiare per un esame orribile, ma vabbè, su questo tralasciamo. Veniamo adesso alla dimostrazione. Allora, brevemente vi spiego l'idea, che ho già accennato prima, e poi vediamo di scriverla non proprio formalmente, però insomma, quasi. La serie di Fibonacci, lo ricordiamo, oppure lo definiamo per chi non la conoscesse, è una serie che è fatta così. Il primo numero è 1, il secondo numero è 1 e poi tutti gli altri numeri sono la somma dei due numeri precedenti. Quindi adesso abbiamo due numeri, se ne facciamo la somma otteniamo già il terzo, che è 1 più 1, 2. Poi 1 più 2, 3 e possiamo ottenerne ancora e via dicendo. Quindi 2 più 3, 5, poi 8, 13 e poi possiamo andare avanti così, insomma, 21 e 34 e vabbè, eccetera. Chiaramente la serie è infinita perché io posso sempre continuare a sommare i due numeri precedenti e ottenere un altro numero. Quello che possiamo osservare in questi primi numeri e che poi andremo a dimostrare valere in generale per tutta la serie di Fibonacci è che si alternano ogni volta due numeri dispari e un numero pari. Infatti vedete uno dispari di nuovo, due pari, tre
3 dispari, 5 dispari, 8 pari e via così. Quello che andiamo a dimostrare adesso è che è vero sempre. Per farlo considereremo delle terne di numeri che io chiamerò A, B e C con, vabbè, un pedice per capire a quale terna mi sto riferendo. E le terne saranno fatte così, praticamente. La terna numero 1 sarà quella composta dai primi 3 numeri. La terna numero 2, quella dal numero, dal quarto, quinto e sesto numero della serie. E via dicendo. Quindi raggruppo i numeri 3 e 3. E vedete che li ho raggruppati in una maniera intelligente perché so che i primi due sono dispari e l'ultimo è pari. Almeno su queste terne che si vedono è chiaro che qui ho due dispari e un pari, due dispari e un pari. Dobbiamo dimostrare che vale per tutte le terne. Li raggruppo in terne perché è comodo lavorarci, visto che l'alternanza dei numeri dispari, dispari, pari, quindi ripetersi in questo schema dispari, dispari, pari, ha proprio una periodicità pari a 3, perché dopo 3 numeri si ripete uguale. Faremo questa dimostrazione per induzione. Quindi, per induzione, cosa significa? Che andremo a dimostrare prima una base induttiva, vedremo che è vera. Nel nostro caso prenderemo la terna banale, tra virgolette, cioè la prima, questa terna 1, 1, 2. Vedremo che per questo caso particolare, chiamato caso base, l'affermazione che abbiamo fatto, che ci sono due dispari e un pari, vale. E poi andremo a fare un passo induttivo, verificando che se è vero che questo vale per una certa terna n, allora vale anche per la successiva, che sarà la terna n più un'esima. Vediamo quindi il caso base. Il caso base ci dice il primo numero della terna, avremo la terna ABC1. Il primo numero A1 di questa terna è uguale a 1, che è effettivamente un dispari. Segnerò sempre così D per dispari e P per pari, semplicemente per accorciare i tempi, per comodità. Il secondo numero sarà B1, che è di nuovo uguale a 1 per definizione della nostra sequenza, che di nuovo è dispari. E l'ultimo numero della terna, C1, è uguale a 2, che come ben sappiamo è un numero pari. Quindi, per il caso base, l'affermazione che abbiamo fatto è vera. Ora, come già accennato, dobbiamo fare il cosiddetto passo induttivo, cioè, allora, supponiamo che la nostra affermazione sia vera per la terna ennesima, quindi la segnerò così direttamente, cioè la terna, questo significa nella mia notazione che la terna ennesima ha una disposizione dispari, dispari, pari. Ok? Supponiamo che sia vero. Questo implica che la terna n più un'esima abbia la stessa disposizione. Dispari, dispari, pari. Attenzione, non stiamo dimostrando che la terna ennesima ha questa disposizione o che la terna n più un'esima ha questa disposizione. Stiamo dimostrando che se la terna ennesima ha questa disposizione, allora anche la terna n più un'esima ha questa disposizione. Cioè, stiamo dimostrando l'implicazione, non le singole affermazioni. Consideriamo adesso i tre termini della terna ennesima, che saranno AN, BN e CN. Questi qui abbiamo supposto, assunto per ipotesi, che siano due dispari A e B e un pari C. Quindi li possiamo scrivere nella forma generale di pari e dispari come 2K più
più 1 e 2H più 1. Ho cambiato la lettera semplicemente per una questione di comodità. Potrei scrivere BN anche in funzione di K, però insomma, visto che BN sarà la somma di AN e il numero precedente ad AN, però insomma, in questo momento non ci interessa sapere chi è K, chi è H, ci basta sapere che questi sono due numeri dispari e che C è un numero pari, lo chiamerò 2J. Tenendo presente questo, andiamo a studiare come si comporta AN più 1. AN più 1 è il primo numero della terna n più un'esima. Ora, per definizione, per come è costruita la serie di Fibonacci, noi sappiamo che AN più 1 deve essere la somma dei due numeri precedenti. Chi sono i due numeri precedenti? Sono proprio CN e BN. Quindi andiamo a scrivere AN più 1 come CN più BN. Ma questi qui chi sono? Li abbiamo definiti poco innanzi in questo modo qui. Quindi avremo 2H più 1 che è BN più 2J che è CN. A questo punto banalmente raccolgo il 2 e ottengo 2 che moltiplica h più j e poi fuori dalla parentesi più 1. Questa quantità per comodità la chiamerò m e la chiamo m semplicemente perché dopo ci serve e non ho voglia di riscrivere la parentesi, ma qualunque sia il suo valore è certo che moltiplicato per 2 sarà un numero pari. Se ci aggiungiamo 1 diventerà un numero dispari. Quindi AN più 1 è un numero dispari. Ora andiamo a studiare BN più 1 e lo facciamo in una maniera del tutto analoga. BN più 1 è la somma dei due numeri precedenti che saranno AN più 1 e CN. Quindi AN più 1 più CN. Questi qui sono uguali a 2m più 1, qui l'ho già chiamato m, solo ripeto una questione di comodità, più 1, e poi ci sommiamo 2j che è il valore di cn. Anche in questo caso raccogliamo i 2, così abbiamo 2 che moltiplica m più j e poi fuori più 1. Di nuovo questa quantità che io chiamerò i, sempre per una questione di comodità, moltiplicata per 2 sarà un numero pari, se ci aggiungiamo 1 sarà sicuramente un numero dispari, quindi abbiamo dimostrato che anche BN è un numero dispari. Infine, dobbiamo verificare che CN più 1 sia pari. Allora, cosa facciamo? CN più 1, è uguale anche lui alla somma dei suoi due numeri precedenti. I due numeri precedenti di CN più 1 sono AN più 1 e BN più 1. Così. Che sono rispettivamente 2m più 1 e 2i più 1. Beh, avete capito dove andiamo a parare? Sono due numeri dispari, la somma di due numeri dispari sarà per forza un pari. E infatti avremo 2m più 2i più 2. Se raccogliamo il 2, anche in questo caso avremo m più i più 1. Qualunque sia il valore della quantità scritta in parentesi, moltiplicata per 2 sarà un numero pari. E quindi ecco che abbiamo dimostrato che anche cn più 1 è un numero pari. A questo punto abbiamo dimostrato che se la terna ennesima ha effettivamente la disposizione che avevamo intuito, allora anche la terna successiva ce l'avrà. Perché possiamo dire che questo vale per qualunque terna abbiamo all'interno della serie di Fibonacci? Beh, perché se consideriamo n uguale a 1, la terna numero 1 è questa qui. E noi abbiamo verificato nel momento in cui abbiamo fatto il caso base che per questa terna qui vale la disposizione dispari dispari pari. Quindi, per quanto abbiamo visto nel passo induttivo,
Questa disposizione deve valere anche per la terna successiva alla prima, quindi per la terna numero 2, che sarà questa qui. Ma sempre per il passo induttivo, se vale per la terna numero 2, varrà anche per la sua successiva, che è questa qui, la terna numero 3, e via dicendo. Quindi per ogni n possiamo vedere che questa cosa effettivamente vale. Questa era dunque la mia dimostrazione che nella serie di Fibonacci i numeri sono sempre alternati due dispari e un pari a partire dal primo. E fatemi sapere se eravate riusciti da soli a fare questa dimostrazione, se la mia dimostrazione vi è piaciuta, se ci sono errori, ma spero di no, fatemelo notare, perché altrimenti ci faccio una gran bella figuraccia. E niente, lasciate un like, iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo video.